sbaglia lo stop il numero 9 Velasco, lotta però con Pierini, alla meglio il numero 7 del Sassuolo che dà sul secondo palo per il gol del numero 11 Zecca. Quando siamo arrivati al 17° del primo tempo, il gol di Zecca c'è sbagliato, Schiaroli capisce tutto e rinvia verso Ciarmela che con un bel tocco di classe mette il pallone a terra, ancora Ciarmela si avvicina all'aria, fa partire il tiro e c'è il gol di Jacopo Ciarmela al 25°, un grandissimo gol di Ciarmela che dopo aver messo a terra il pallone con un bellissimo stop si accenta che rinvia in profondità verso Scamacca che lotta con Busti, finisce a terra numero 6 dell'Ascoli. Sempre forse lo stesso ginocchio, quello di Busti, ha messo male da sanitari dell'Ascoli, sarà costretto quindi al primo. Si fa vedere sulla sua sovrapposizione Cipolla, però il pallone in mezzo al limite dell'area con Scamacca che tira, botta sicuro. Pallone in mezzo, salta più alta di tutti Ferrini di Zecca. Ed è Gian Antonio a recuperare un pallone al limite dell'area. Ancora Gian Antonio si avvicina all'area, fa partire il destro. Tanto il pallone a destra per Gian Antonio che mette un bel pallone in mezzo, non riesce a intervenire nessuno. Poi Gambardella di testa manda il calcio d'angolo. Poi è stato il fallo di Bellini su Gambardella. Pallone in mezzo, non riesce. Accompagna l'uscita del numero 2 Gambardella. Sanitari sulla linea di centrocampo, avanza il centrale, il pallone in mezzo dove interviene Zecca, non esce Martinez, c'è il gol del Sassuolo, doppietta del numero 11 Zecca. Quando siamo arrivati al 23°, Tassi, ancora Tassi davanti al suo avversario, Tassi viene raddoppiato, prova ad andare sul fondo, finisce a terra, c'è calcio di rigore per l'Ascoli di raddrizzare la partita con Petrarulo che parte il tiro, c'è il gol di Petrarulo, 2-2 per Viero, lancia in profondità sul secondo palo, era libero un giocatore del Sassuolo, Pierini chiude bene Capozzi, poi finisce a terra il giocatore del Sassuolo e c'è calcio di rigore per il Sassuolo al 45°. C'è stato il fallo di Capozzi, Pierini e c'è il gol, il 3-2 del Sassuolo al 91°. Sassuolo è passato in vantaggio a Gambardella e arrivati al 53° del secondo tempo il direttore di gara sancisce il termine della partita. L'Ascoli perde 3-2 con il Sassuolo.